Mamma mia, è forte. Si dice buonasera, signore e signori. Noi vi ringraziamo per la vostra presenza e io entrerei subito nell'argomento. E il professor Valdospini non ha bisogno di essere presentato, perché è una figura anche politica, ma soprattutto culturale di grande rilievo, non da oggi, e appartiene fra l'altro a una famiglia dove si mangiava e forse si continua a mangiare pane e storia in qualsiasi momento della giornata, una famiglia di istituzione morale e dialettica molto forte, sicuramente non riducibile al momento politico del potere. Egli ci consegna oggi questo libro, snello nella struttura, ma di particolare densità. Perché? Perché questo libro non è un racconto storico. Sembra una riflessione autobiografica dal punto di vista della biografia civile e poi invece diventa una biografia della Repubblica, nella quale però è distribuito in ogni pagina, è distribuita una quota importante di visione del mondo politico e di concezione della politica. Perché Valdospini adotta due termini di tempo così lontani? La buona politica, certo, da Machiavelli alla Terza Repubblica. Sono lontanissimi questi due termini. Il secondo termine nemmeno esiste ancora, di fatto. Noi continuiamo a parlare di Seconda Repubblica, anche se nell'aria c'è un'idea della Terza Repubblica. Questo termine, pur non esistendo però, assume già una consistenza storica, il valore di un punto di approdo, che però non è solo un punto di approdo. Nella lettura che io ho fatto, e mi piacerebbe provocare Valdospini su questo, sembra anche l'approdo di un processo di perdita, di smarrimento, una lunga perdita. Machiavelli è il punto di inizio, invece, della buona politica, che ha già una sua autonomia tematica rispetto alla storia della Repubblica. E anche qui c'è una domanda. La politica comincia da una culla filosofica, comincia da Platone. Nel suo esordio è talmente stretta alla filosofia che è difficile scardinarla da questo letto genetico come teoria, come pensiero. Siamo nel 400 avanti Cristo, mentre il dominio, l'impero, il comando, il potere, e cioè la pratica della politica, la pratica forte, non la politica pensata, ma la pratica forte della politica, esiste, come posso dire, ai tempi del faraone, da molto prima. A me piacerebbe sentire le ragioni di questo esordio dal 1000 a cavallo, tra 1400 e 1500, soprattutto 1500, e da questo esordio che gli colloca in età rinascimentale della buona emancipata dalla filosofia, emancipata dalla morale. Il primo capitolo del suo libro è una motivazione della buona politica. E se Machiavelli è l'inizio di questa buona politica, a quali condizioni oggi noi rischiamo di arrivare invece ad una perdita della politica? Persino ad una perdita della ragione. Io non voglio fare molte citazioni, però mi piace ripensare, dopo che a Platone, un attimo, ad un grande libro che
che uscì in Italia, tradotto in italiano, fra la fine degli anni 50 e gli anni 60, La distruzione della ragione, di Gheorghi Lukács, un intellettuale comunista, il quale in questo libro sosteneva il fatto che la civiltà occidentale avesse attraversato una perdita catastrofica di ragione, uno smarrimento della ragione, almeno da Nietzsche, conseguenzialmente poi fino a tutto il nazismo. Questa scrittura, che è una scrittura fortemente ideologica, ovviamente Lukács era un intellettuale comunista, sebbene egli stesso abbia subito delle torture, eccetera, però questo suo modello, la perdita della ragione, mi chiedo, in questo libro di Valdo Spini, non è che si affacci ogni tanto nel ripercorrimento della storia della nostra Repubblica? Quindi parliamo tutto sommato di un campo di tempo che va dal 48, 47, 48, fino ad oggi, sono 50-60 anni, non è moltissimo, però un tempo in cui si perde la ragione politica e c'è bisogno di ritornare ad un modello, ad un archetipo non filosofico, ma ad un modello vissuto, reale, che ci ha lasciato le sue opere, Machiavelli e la buona politica. La buona politica, che è la politica del pubblico, dello Stato, del saper stare insieme, di una città, come dicono gli specialisti, una città nel senso di civiltà, di uno spazio urbano repubblicano, cioè dove la res pubblica, che poi in questo periodo, nel Cinquecento, in Francia significa appunto lo Stato, la res pubblica, sia la preoccupazione principale del politico. Machiavelli può essere il filo rosso per leggere la perdita, invece, che la storia della nostra Repubblica ci rappresenta. Quanto si allontana da Machiavelli, tanto la Repubblica nostra perde di senso, di contenuto, di valore della politica. E ultima considerazione, poi lascerò la parola. Questo riferimento a Machiavelli, la buona politica, però, non è un riferimento di bontà, come spesso, o come si dice con un termine orribile delle televisioni, buonismo. Orribile termine, non usate questo termine, non significa niente. Non è un riferimento di questo genere. La buona politica in quanto politica sana, cioè politica vera, ma la politica vera in Machiavelli non prescinde mai dal conflitto, la differenza. Una delle primissime espressioni del Principe, di cui ricorre il cinquecentesimo quest'anno, si può essere principi e si può essere popolari, non si può essere solo una cosa. Ci sono queste due modalità, la politica ambivalenza, differenza, e dentro questo spazio di ambivalenza si consuma il senso. Quindi conflittualità, differenziazione, dialettica, irriducibilità ad un solo valore. Quando io sento oggi, nel presente governo, che bisogna invece salvaguardare l'unità, avverto nella mia coscienza, e lo dico anche, e con questo chiudo la mia introduzione, disperato bisogno di critica, disperato bisogno di differenza. Grazie. Grazie a Silvio Suppé per questa introduzione e a voi per essere qui oggi. E, è vero, mi sembra che lui mi ha dato l'incipit giusto. Questo libro ha una copertina appunto intonata al quinto centenario della stesura del Principe di Niccolò Machiavelli. È il ritratto di Santi di Tito e sotto il ritratto di Machiavelli nasconde il martirio di Gerolamo Savonarola.
e questa è Piazza Signoria, e qui c'è una vexata questio che a Firenze non finirà mai, perché qui Piazza Signoria è in cotto, in mattone rosso, e quindi c'è una vexata questio se non dovremmo ributtare all'aria le pietre e rimettere di mattone. Io credo che ormai abbia fatto il suo tempo e che sia giusto fare così. E Il Principe è stato un libro assolutamente interpretato variamente. All'estremo della critica potremmo metterci Bertrand Russell, il filosofo inglese. Sapete come definì Il Principe? A handbook for gangster, un manuale per gangster. All'estremo opposto potremmo mettere il nostro Ugo Foscolo. Vi ricordate, nei suoi sepolcri disse che Machiavelli aveva mostrato di che lacrime, grondi e di che sangue lo scettro ai regnatori. Cioè, proprio descrivendo il potere in tutte le sue articolazioni, aveva in qualche modo messo sull'avviso i cittadini. E da questo punto di vista l'estremismo, diciamo, di queste due interpretazioni ci fanno poi vedere che cosa. Machiavelli ha un'opera completa, nel senso che oltre che Il Principe ha scritto per esempio i discorsi sulla prima decade di Tito Livio, in cui tratta invece delle repubbliche. Ma Il Principe, che si chiamava in origine De Principatibus, descrive il modo in cui si possono acquisire, conseguire, mantenere e gestire i principati. E come ha già detto molto bene Silvio, il tema del principe e del sostegno popolare è assolutamente presente. Probabilmente perché lui aveva in testa anche la famosa congiura dei pazzi, quando i congiurati hanno ucciso Giuliano de' Medici, hanno costretto a nascondersi Lorenzo, corrono per la città chiedendo al popolo di venirgli dietro e il popolo non gli viene dietro, sta dietro i Medici. Di cui poi la fine è un po' particolare di questi congiurati, nel senso che uno dei loro ispiratori, l'arcivescovo Salviati, viene appeso a Palazzo Vecchio nudo con la tiara come segno di disprezzo. Un altro scappa a Istanbul da Sulemano, Magnifico, il quale invece lo cattura e lo rende a Lorenzo il Magnifico come gesto di grande degnazione e dedizione. Questo tema della congiura dei pazzi l'aveva evidentemente dentro. Ma al di là di questo, io credo che oggi si possa uscire dal caduco della vicenda del principe, che è uno scritto fatto per farsi riprendere in servizio. E io questo oggi lo toglierei di mezzo, per andare al fatto che lui ha voluto in tutti i modi, in queste e in altre opere, investigare le leggi più profonde che governano la politica e il potere. Come? Con che metodo? Intrecciando il ricordo dell'insegnamento dei classici, cioè dei romani e dei greci, con la sua esperienza di una sorta di Secretary of State della Repubblica Fiorentina. Lui era una specie di Hillary Clinton della Repubblica Fiorentina. In questa veste aveva visto imperatori, cardinali, re, principi, duchi e personaggi di ogni genere. In questa direzione anch'io cerco di usare un po' nel mio piccolo questo metodo, intanto dicendo: Machiavelli è il fondatore della moderna scienza politica, nel senso che non è che lui fa un'apologia del potere in se stesso. Lui considera e analizza il potere in quanto questo sia capace di arrivare a un buon reggimento degli stati. Lui sostiene che la stabilità delle istituzioni è quello che è necessario perché ci sia il rispetto delle leggi e perché ci sia una vita accettabile per i cittadini, perché i cittadini possano avere una vita positiva. Lui in realtà preferisce la Repubblica piuttosto che il Principato. Il Principe è dedicato a un fatto contingente. È stato escluso dal potere nel 1512 per il ritorno dei Medici, ha subito una terribile vicenda che forse già conoscete, ora non voglio infelicitarvi, cioè che pochi mesi dopo c'è una congiura anti-Medicea e nella tasca di uno di questi due congiurati, che verranno regolarmente decapitati, c'è un elenco di 20 persone che si pensa di poter avvicinare. E tra queste 20 persone, malcapitate, c'è anche lui, per cui parte un immediato bando severissimo, che noi abbiamo rievocato perché degli studiosi americani hanno ritrovato anche l'originale. Chiunque sappia dov'è Messer Niccolò Machiavelli deve dirlo entro un'ora, pena la confisca dei beni. Gli esperti di queste cose dicono che in genere si diceva un giorno, due giorni. No, è una severità, evidentemente è una paura terribile. Machiavelli, catturato, portato al Bargello, viene torturato, subisce i tratti di corda, non confessa niente. E la procedura penale dell'epoca era particolare, nel senso che ti poteva torturare, ma se non ammettevi, non potevi essere colpevole. Lui non ammette niente, prove non vengono trovate e poi, per fortuna sua, nel marzo del 1513 il
cardinale Giovanni dei Medici, quello che era cardinale bambino, vi ricordate, diventa papa col nome di Leone X, fanno un'amnistia di giubilo e lui viene messo fuori. Il suo tentativo è di dire ai medici: guardate, sono così bravo, così esperto, che vi conviene riprendermi. Sostanzialmente non verrà mai ripreso. Pare, adesso è venuto fuori dopo, Machiavelli non lo sapeva, che il veto fosse proprio del Papa personale, che i medici di Firenze avrebbero anche considerato l'ipotesi di ripetere il servizio. È stato il colpo di grazia, adesso poi smettiamo di parlare di questa storia, è 1527, i medici cadono, ritorna per 3 anni la Repubblica, ma invece di avvalersi di lui prendono un mediocrissimo signore al suo posto e lui muore qualche mese dopo, forse anche, non so se di crepacuore, ma certamente molto rattristato che la Repubblica non l'abbia ripresa. A questo punto sorge un problema storico, di controstoria. Se invece l'avessero ripreso in servizio, avrebbe avuto il tempo di scrivere lo stesso il principe e sarebbe più noto nell'un caso o nell'altro. Un dotto inglese con cui abbiamo recentemente parlato diceva con la loro proverbiale ironia: la sfortuna sua è stata la fortuna nostra, nel senso che lui ha avuto la sfortuna di non essere mai riportato a questi livelli, però è la fortuna nostra che aveva avuto un testo in poituro, che a 500 anni di distanza io ho ricevuto un invito da l'Università di Tianjin, l'antica Tianjin, a un convegno su Machiavelli. Lì ho trovato dei professori sudcoreani che mi hanno detto: a differenza dei cinesi, noi non abbiamo i soldi per invitarla a Seoul, dove facciamo un altro convegno a ottobre, ma ci manderebbe almeno un videomessaggio. E io l'ho registrato, ho mandato un videomessaggio. Non parliamo dell'Istituto Universitario Europeo, cioè di questa fortuna mondiale. Forse ancora più interesse di quello che a volte non abbiamo noi, e anche questo forse dovrebbe farci riflettere. Antonio Gramsci nel XX secolo ha detto: il principe non è più il principe, una persona, non può che essere un fatto collettivo. Il partito politico, per lui il partito comunista in particolare, ma il partito politico, le note sul Machiavelli. Io credo che nel XX secolo avesse abbastanza ragione. Il partito politico è stato il protagonista in molte società dell'Occidente in particolare, ma anche poi in Cina, della vicenda politica. Oggi nel XXI secolo chi è il principe? Chi può essere il principe? Vi sentireste, non so Silvio cosa ne pensa, di affermare che sia il partito politico? Io ho qualche dubbio, vista la situazione. Forse non si può dare una risposta meccanica a chi è il principe, però, e qui comincio a rispondere alla domanda, io credo che forse la prima risposta è la buona politica. Perché qual è la crisi che noi stiamo vivendo? Oggi i nostri governanti, spesso in molti paesi d'Europa, non soltanto d'Europa, sembrano al volante di automobili di cui non controllano più il freno, l'acceleratore, le marce. Cioè la forza della crisi economica e finanziaria soprattutto che l'ha scatenata, la dimensione dei fenomeni internazionali, di globalizzazione e quant'altro, che ci circondano, è tali che molto spesso i nostri governanti statuali appaiono, appunto, io faccio questa similitudine, la guida di un'automobile di cui non riescono a dirigere bene il corso. Di qui il distacco dalla politica, il disprezzo della politica, ma insomma, se ci costate tanto e non ci date nessun risultato, perché dobbiamo pagare per l'esistenza di partiti, istituzioni, parlamenti e quant'altro? È una situazione abbastanza generale, ma in Italia è particolarmente drammatica. Io credo che se leggete le ultime elezioni, il fallimento delle ultime elezioni, che non sono riusciti a dare una maggioranza, il fallimento di questo sistema atroce che è il Porcellum, e vi guardate intorno, vedete che tanti altri paesi non stanno bene politicamente, ma male come il nostro ce n'è poco. E io non so se dopo le elezioni del 2013 si è sviluppato fino in fondo il necessario dibattito. Qui sono d'accordo con chi ha introdotto un dibattito veramente profondo. E io rispolvero Machiavelli anche per questo: la politica non sono 40 secondi di battuta televisiva, è esperienza, è competenza e capacità di trattare gli affari dello Stato. In questo senso allora intreccio anche la mia vicenda ai miei tempi, che io non, una cosa che non avrei mai voluto utilizzare, ma forse ora è giusto in qualche modo trasmettere, la passione politica era totalizzante. Cioè, se uno decideva di impegnarsi politicamente, non è che lo faceva era veramente qualcosa che ti pervadeva, e lo consideravi una delle attività più nobili che uno poteva fare.
E qui do anche un po' una descrizione e qualche storiella più o meno divertente di quello che avveniva, ma insomma cose anche profondamente gratificanti. Ricordo quando ero vice segretario del PSI nell'83, capolista a Lucca, Livorno, Massa Carrara, Pisa, avrei dovuto fare in teoria una campagna elettorale fra due guanciali, capolista, vice segretario, e invece avevano deciso di farmi arrivare secondo invece che primo, tutte le federazioni craxiane. E sicché io dovetti chiudere il mio calendario nazionale e mettermi a fare il porta a porta, cosa che sapevo fare bene, spero ancora, insomma a quell'epoca particolarmente, fare il porta a porta e riuscire ad arrivare primo lo stesso. Il più bel premio che ebbi fu il martedì mattina la telefonata di Sandro Bertini, il quale mi cercava fin dall'inizio della mattinata. Noi avevamo fatto tardi la notte, no? Aspettare i risultati a lunedì, che mi fa: Spini dov'eri? Eri a donne? No, veramente presidente, no? Ah no, io non capito. Cioè, comunque, non posso riferire le cose che mi disse perché erano molto colorite rispetto ad altri che ormai sono morti, lasciamoli in pace. Comunque mi fece dei legamenti veramente affettuosi. E allora gli dissi: beh, adesso 83, la patata bollente è tua, che cosa fai? Semplicissimo, la Democrazia Cristiana ha perso il 6%, non può più avere la presidenza del Consiglio. Spadolini, non ridirò la frase, ha fatto il suo tempo, la dico così. Se Craxi se la sente, gli do l'incarico. Presidente, ma glielo posso andare a dire? Sì, glielo puoi andare a dire, però devi anche dirgli: cerca di non aver contro i comunisti. Da cui si vede che il vecchio presidente aveva capito qual era, sarebbe stato poi il vago, il problema di questo periodo. Voi capite, io andai da Craxi, che non mostrò di gradire molto di saperlo da me, avrebbe gradito di saperlo direttamente, evidentemente, che si mise a pensare 5 minuti, poi mi mandò da Chiaromonte, un esponente comunista importante dell'epoca, il quale, se io sono ben informato, era un po' lo snodo fra Berlinguer e Napolitano, no? Fra le due posizioni, e quindi forse era la persona giusta con cui andare a parlare. E parlai con Chiaromonte, mi sbracciai il più possibile. Chiaromonte fece però delle condizioni che in parte erano accettabili, un incontro programmatico fra Craxi e Berlinguer e così via, in parte erano onestamente difficilmente accettabili, cioè lui disse: ci vuole un governo diverso, non frutto di delegazioni di partito. Questo in sé era anche bello, ma voi capite che la Democrazia Cristiana perdeva la presidenza del Consiglio a favore di un segretario di un partito di medie dimensioni, perdere anche la delegazione al governo non se la poteva assolutamente permettere. Sicché la cosa poi non andò avanti, si fermò lì e la presidenza del Consiglio Craxi ebbe tutta un'altra dimensione. Però voi capite, diciamo così, sentirsi dentro, un fenomeno di questo genere. Poi io sollevo la questione morale del sì e vengo accantonato. E quindi nell'87 mi mandano in ordine alfabetico. Io riuscii a manovrare per arrivare al 13, perché se qualcuno ha letto Il socialismo liberale di Rosselli ha visto che finisce così. Con le mie tesi sul marxismo, che sono 13, e le ultime frasi sono: le tesi sono 13, il 13 porta fortuna, chi vivrà vedrà. Io iniziai la campagna elettorale leggendo questa cosa e riuscii ad arrivare primo. Dopo di ciò, a un certo punto, incontro Craxi a Montecitorio, e insomma l'incontro aveva una sua valenza dopo questo tentativo di farmi fuori praticamente. Lui non poteva ammettere di aver sbagliato, e sicché mi disse: così la volevo la tua vittoria, che fosse chiara. Era un'assoluta balla, naturalmente, però però la soddisfazione mia naturalmente fu enorme. Troverete appunto cose di questo genere, ma soprattutto troverete questo aspetto, che è un altro pezzo di risposta che cerco di dare. La Seconda Repubblica, a mio parere, è stato un fallimento completo, e noi oggi cerchiamo di uscirne, speriamo di poterne uscire. È stato un fallimento completo perché non ha sostituito ai partiti ideologizzati, che era in qualche modo, dopo la caduta del muro di Berlino, era in qualche modo scritto che dovessero cambiare, modificarsi, che non potessero reggere in quel modo, ma non ha sostituito dei sostituti convincenti. Naturalmente non convincente, e lo potete capire dal mio punto di vista, è stato Berlusconi e i suoi periodi di governo fatti in nome di una liberalizzazione che non si è poi in realtà potuta fare o raggiunta, ma voi capite dalle mie parole che non per ostilità verso il nuovo, che è assolutamente necessario, ma lo scimmiottamento nel nuovismo di certi partiti o ambienti o personalità della sinistra o del centro-sinistra non ha assolutamente saputo reggere questa offensiva. E allora pensate un po'
tutte le persone che sono state via via alternate e bruciate. Sinistra Occhetto, dopo Occhetto poi c'è D'Alema, poi c'è, dopo D'Alema c'è Veltroni, poi dopo Veltroni c'è Fassino, dopo Fassino c'è Bersani. Vogliamo andare dall'altra parte? C'è Martinazzoli, poi Gerardo Bianco, e dopo Gerardo Bianco c'è Castagnetti. No, dopo Bianco c'è Marini, e dopo Marini c'è Castagnetti, per arrivare a Rutelli, per arrivare poi al PD. Quante formule vogliamo vedere le alleanze, i progressisti? L'Ulivo, l'Unione, l'Italia bene comune che è già rotta. Oppure vogliamo vedere i nomi dei partiti, PC, PDS, DS, Partito Democratico dall'altra parte, DC, Partito Popolare, Margherita. Io tra l'altro sono uno che è un po' lento nei riflessi, devo ammettere, a volte perdo i contatti col partito, come si usa dire. Nel 2005 presentai insieme a Trentin, Reichlin, Benvenuto, Ruffolo, personaggi di prima levatura, un documento per mettere nel simbolo dei DS Partito del Socialismo Europeo. Non era amore per la sintesi, io avevo già capito da che parte si arrivava, cioè che si stava fuoriuscendo dall'albero della sinistra. E ci avessero dato contro, avrebbero avuto dei problemi, avrebbero dovuto soffrire politicamente. Allora come si fa? Viene votato sì all'unanimità. Peccato che un anno e mezzo dopo non solo si lasciava perdere il simbolo, ma si usciva dal Partito Socialista Europeo. Io ne ho viste tante nella vita, viste Andreotti, ne ho viste tante. Ma questa devo dire una delle più sorprendenti che mi è capitata di vedere. Mi si può fare un'obiezione, ma l'uomo della strada gliene importa qualcosa se il partito è iscritto al PSI o non è iscritto? L'uomo della strada forse non gliene importa molto. Ma il problema è l'identità delle forze politiche che danno la forza e il coagulo e anche la solidarietà interna. Le vicende delle elezioni del Presidente della Repubblica, non ve le sto a dire, sono una roba da prima Repubblica dei peggiori periodi. Allora, perché ecco questo ponte? Intanto ricominciamo dalla cultura, ricominciamo dal rispetto della coltivazione della politica, che non significa io volta a volta sto cercando spasmodicamente una persona nuova che poi distruggo 6 mesi dopo aver detto che è il risolutore di tutti i problemi, ma significa andare al fondo delle identità e dei programmi. E io credo, io non so, sinceramente non so fare previsioni, quanto dureranno queste larghe intese, non dureranno. Le variabili le avete viste anche voi, sono tantissime. Credo che dopo però niente sarà uguale a prima, sia nell'un caso che nell'altro. E dobbiamo cominciare a costruire qualcosa anche per il dopo. Non può essere, vado al trito, semplicemente la rivincita di Bersani su Renzi, o il duello fra Bersani e Letta. Tra l'altro per me, vecchio socialista, l'idea che il duello sia fra due ex democristiani fa senso. Che ci sia solo quello, ecco, che ci sia solo quello fa anche un certo senso, non perché non siano persone di rilievo, per carità, non ci siano dei motivi profondi in questa direzione. E allora, visto che appunto è così difficile ora prevedere quello che avviene fra 48 ore e fra 24 ore, dobbiamo evidentemente tenerci ai principi, ai valori e cominciare a costruire su basi più solide qualcosa di nuovo. Personalmente sulla Terza Repubblica io ho un presupposto, a parte via il Porcello, che voi sapete dove sono fallite le elezioni ultime, no? Che l'ultima settimana circa un 5% dei voti si è spostato dal PD ai grillini. Nessun sondaggista l'aveva previsto, bisogna diminuirli un po', anzi, i compensi, secondo me, fare una spending review. Non c'è stato un sondaggista, un politologo avesse capito. Perché forse se l'avessimo, qualcuno l'avesse capito, avrebbe anche cercato di rimediare, invece non si è fatto nessun tentativo di rimediare. Questo 5% ha reso il risultato previsto non attuato, perché si prevedeva vittoria tranquilla del centro-sinistra e non c'è stata se non per lo 0,4. Al Senato, visto questi maledetti premi di maggioranze regionali, se proprio necessario sì, ci appoggeremo su Scelta Civica, ma insomma ci appoggeremo su Scelta Civica. E Mario Monti farà, Presidente della Repubblica, Presidente del Senato, le vostre scatenate, le vostre fantasie. E invece è avvenuto che hai un partito che ha preso circa il 25%, che si trova il 55% dei seggi alla Camera, che insomma mi sembra roba, la legge truffa era caramelline per bambini, no? Cargiuffa diceva che se prendevi il 50 più uno ti davano un aiutino di seggi. A livello del Senato non c'è stata alcuna maggioranza, si è arrivati al governo nazionale e la rielezione di Napolitano perché proprio non si poteva, non c'era situazione altrimenti. Credo che chi deve gestire ora cercherà di gestire al meglio, a noi spetta forse di ricostruire qualcosa di più profondo e di più duraturo.
È per questo che ho cercato di presentare queste riflessioni. Certo, il sistema elettorale che verrà scelto connoterà molti partiti. Io faccio questa analogia. La volontà popolare elettorale è come del piombo fuso, nessun riferimento all'IVA, è prudente casuale, è metallo in fusione. Poi a seconda della forma del sistema elettorale può prendere questo o quell'altro aspetto. Quindi il sistema elettorale è importantissimo. Io faccio almeno una richiesta, fatene uno coerente. È coerente il francese, è coerente il proporzionale alla tedesca, che è un proporzionale con delle difese, sbarramento, espansione di sfiducia costruttiva. Non credo che ci sia aria, ma è coerente anche quello anglosassone, inglese americano. Per piacere non ci fate il fritto misto delle altre volte, perché non aiuta i partiti a rifondarsi, non aiuta i partiti a riavere una loro caratteristica. Bene, ho parlato anche troppo, ma credo di aver giustificato perché da Machiavelli, e se non l'avessi giustificato abbastanza, lo giustifico con un'ultima notazione. 26 capitoli del Principe, 24 sono il modo di gestire, conquistare gli stati che sono retti a principati, il 25esimo è, attenzione, per quanto uno sia bravo, saggio, eccetera, c'è la fortuna, c'è l'imponderabile, il 26esimo è l'invocazione di un redentore per l'Italia. Cioè a dire bisogna far uscire l'Italia dalla situazione in cui era allora di divisione, di selvaggio e così via. Le cose sono molto cambiate, per carità non vogliamo un redentore uno, non esiste. Però questo appello ad un patriottismo lo colgo, perché il patriottismo di Machiavelli si lega a un grande fatto. L'Italia ha acquisito la sua unità solo 4 secoli dopo la Spagna o la Gran Bretagna o la Francia. Però il concetto culturale d'Italia viene da lontano, da Dante, da Petrarca, da Lorenzo il Magnifico, da Machiavelli. E quindi è un concetto legato all'umanesimo e al Rinascimento. Non è un concetto nazionalista bieco. È un concetto di nazione che è collegato a dei grandi ideali di convivenza e di ricerca filosofica. E da questo punto di vista, allora, anche questo richiamo di Machiavelli al patriottismo italiano spero che ci aiuti a ritrovare questi valori più profondi e a ritrovare una dignità di cui in questo momento il Paese ha un grandissimo bisogno. Grazie Valdo per questo movimento che ci hai, uso un termine musicale, che ci hai offerto. Io, se mi è consentito, vorrei fare un'altra provocazione sotto un altro angolo, sempre mantenendo questa doppia logica di Machiavelli e del presente. Una delle caratteristiche forti, peculiari della scrittura machiavelliana, che noi troviamo nelle lezioni sulla guerra, nel Principe, nei suoi discorsi, eccetera, è un'analisi, la tendenza coraggiosa ad un'analisi senza infingimenti, ricordate l'espressione di Machiavelli, la realtà effettuale, senza infingimenti delle situazioni e degli effetti delle situazioni politiche. Noi contemporanei oggi diremmo un'analisi della crisi. Il termine crisi non appare, però, per esempio, la forza di Roma e la sua decadenza, che poi sarà ripresa da Montesquieu in un bellissimo libro del Settecento. L'analisi della caduta di Sparta, della caduta di Venezia, sono delle analisi politiche attentissime, al centro delle quali ci sono elementi pesanti di difetto di coesione sociale e politica, al seguito del quale difetto poi sono cadute queste grandi repubbliche. Mentre la prerogativa di Roma, nonostante le forti differenze sociali, era quella di curare sempre un grande coinvolgimento della plebe nella vita pubblica, nella specificità delle armi, dare le armi alla plebe, perché la plebe era il nervo forte del combattimento degli eserciti. Quindi la crisi, ecco, in questo paradigma della buona politica c'è la crisi. Io, leggendo questo testo,
sono stato molto sorpreso dall'ultimo capitolo, quando dice perché la transizione non ha funzionato. Credo che sia l'ultimo, se non sbaglio, il conto. E lì proprio c'è l'analisi di fatti a noi vicinissimi, compresa la legge elettorale, eccetera. Io mi chiedo, voglio riproporre in pubblico un tema che riproponevo davanti ad un caffè una mezz'oretta fa al professor Valdo Spini. Siamo sicuri che in questa crisi profonda dei partiti che egli ha menzionato e illustrato prima, non vi sia anche un elemento di crisi, di coesione non solo fra i partiti e la società, ma anche all'interno dei partiti? Che cosa significa oggi essere socialista, per esempio? Una grande tradizione europea, guardate, i socialisti non sono stati solo italiani, sono stati nei paesi fiamminghi, in Inghilterra, in Germania, eccetera, eccetera. Non dico che cosa significa essere comunisti, perché dopo la caduta del muro di Berlino, ma che cosa resta di quella tradizione ideale? Ha fatto riferimento a Gramsci. È possibile che un patto politico fra forze diverse, come quelle che hanno dato vita al Partito Democratico, possa mettere in campo un esercito nel senso politico della parola? Oppure questo patto, se è un offuscamento delle culture da cui deriva, e quindi è una perdita, e torno al concetto della perdita dell'inizio, alla fine, e nemmeno tanto alla fine, ben presto diventa anche la causa di una debolezza, di un non sapere, di una non conoscenza di se stessi, e quindi di una perdita dell'orientamento. L'orientamento di ieri non è più valido, dopo la caduta del muro di Berlino non è più valido, va bene. Non si fa fatica a capire questo. Ma il rapporto fra due tradizioni, come la tradizione della deontologia del cattolicesimo sociale, che oggi vive nel PD, e la tradizione del mutamento storico, delle forze che cambiano un paese, come nella cifra degli ex comunisti, entrambe queste due tradizioni che si incrociano per un patto, per un momento in cui i capi di queste forze dicono stiamo insieme, perché forse insieme riusciremo a pesare di più, e l'esito invece è quello sotto i nostri occhi. Ecco, c'è un elemento di radice della crisi, nella perdita, c'è uno smarrimento, diciamo, una perdita della veduta machiavelliana, il controllo della realtà effettuale e anche della sua crisi, e l'abbandonarsi invece ad una prassi politica che alla fine non sa verso dove va ed è travolta dallo strumento della comunicazione della televisione. Perciò non riesce la transizione. Ma io poco da io so poco da aggiungere, mi sembra un'analisi assolutamente perfetta. Posso aggiungere la mia solita esperienza personale. Che cosa ho fatto ieri sera dopo cena? Mi hanno fatto presentare l'anteprima del nuovo film di Ken Loach, The Spirit of 45. Ken Loach è ritornato alla specie documentario e ha fatto un documentario film sulla vittoria lavorista del 45, che io francamente raccomando a tutti di vedere, e che forse dentro ci sono anche delle risposte alle cose che ci diceva ora Silvio, in questo senso. Quello che abbiamo perso del socialismo europeo, del laburismo del 45, sapete che il laburismo del 45 realizzò delle conquiste sociali, nazionalizzazioni, programmazioni di grandissimo rilievo, fu poi bloccato dalla guerra in Corea, che provocò un forte incremento delle spese per la difesa e di converso la diminuzione di spese per il welfare, il famoso fatto che non erano più gratis le dentiere e gli occhiali, che portarono alla scissione di Bevan, perché aumentarono il bilancio della difesa del doppio per fronteggiare la guerra in Corea. Vabbè, ora non entriamo in queste cose storiche. Cosa c'è sotto questo esperimento? Intanto un forte senso comunitario. Dopo la guerra stiamo male, naturalmente nell'impostazione laburista ci dobbiamo salvare insieme.
dobbiamo affrontare insieme i problemi dei più deboli. Fanno l'esempio del vecchietto che, non avendo i soldi per gli occhiali, girava con un fondo di bicchiere perché in qualche modo doveva pur leggere, e la società si fa carico di questo vecchietto, non lo lascia morire in quel modo. Noi abbiamo visto poi che le stesse forze politiche di centrodestra o di destra, per esempio in Gran Bretagna, ma ora tengo per, questo certo tipo di conquiste le rispettarono, le misero in causa. Questo fino agli anni di Reagan e la Thatcher, dove la filosofia è assolutamente diversa e porta ad una divaricazione della forbice delle disuguaglianze tremenda. Vi ricordate che quando noi eravamo in buona salute come sinistra, e siccome ci piace molto criticare noi stessi, eravamo molto pensosi della società dei due terzi, era uno studioso tedesco, cioè dice attenzione che chi sta male oggi è una minoranza, per cui dal punto di vista elettorale non pesa, e per cui abbiamo creato una società di due terzi che stanno bene, di un terzo che stanno male, ma che non ha la forza di potersi far sentire. La società post-Reagan-Thatcher è una società in cui chi sta bene è una minoranza. Quindi teoricamente chi è lontano da certi livelli di reddito teoricamente potrebbe essere maggioranza, ma non lo esprime, perché ci si è creata una sensazione che in fondo è meglio per l'economia se non ci sono limiti, se non ci sono freni, se non ci sono leggi e cose di questo genere. Qui io do ragione a Silvio, parliamo di casa nostra. L'altro giorno, finalmente, la Confindustria, più tutti e tre i sindacati, hanno fatto un documento per la crescita. Un miracolo dopo quello che era avvenuto ai tempi di Berlusconi, vi ricordate? Bene, siccome questo documento per la crescita implicherebbe degli stanziamenti, in particolare per il cuneo fiscale, sul lavoro e così via, siccome si è deciso quei pochi soldi di investirli sul problema delle tasse, perché così Berlusconi ha detto, avete visto che il ministro del Tesoro, Saccomanni, dell'economia, Saccomanni, ha detto bello il documento di Confindustria e sindacati, ma non c'è abbastanza soldi per realizzarlo. Quindi senza volere abbiamo fatto una scelta che probabilmente va nel senso dell'acuire le disuguaglianze, perché così come hanno configurato, non che non sia una tassa crudele per carità, ma così come hanno configurato l'esenzione dell'IMU eccetera, è probabile che questo aumenti la divaricazione di reddito sociale e non la diminuisca. Allora io questo recupero lo vedo, noi dobbiamo assolutamente recuperare questo valore del comunitarismo, vogliamo chiamarlo così se non lo vogliamo chiamare socialismo, del comunitarismo, del senso di responsabilità precisa, reciproca, dell'etica della responsabilità collettiva, che era dietro il socialismo laico e anche forme, dietro forme di socialismo cristiano. Lo stesso Labour è un socialismo non marxista che nasce all'interno della Chiesa metodista. Quando io sono stato nel 94 al congresso del Labour Party, il primo che incoronò Blair, io feci la badge dentro la Chiesa metodista locale che era ufficio del congresso. E tuttora il congresso del Partito Laburista inizia con una funzione della Chiesa metodista, cosa che non dico molto in Italia, se no ci fanno cominciare le funzioni del nostro partito in qualche basilica. Ma per dire che c'è stato anche un socialismo cristiano. E questo valore di comunitarismo, di reciproca, e anche il valore di diminuire la forbice delle disuguaglianze, lo dobbiamo recuperare. Perché se non lo recuperiamo saremo in qualche modo sempre subalterni ideologicamente. È vero che potremmo dire che il nostro candidato è più nuovo, o potremmo dire che è più giovane, o potremmo dire che fa più jogging, tutte queste belle cose che usano ora, però alla fine sei subalterno nel senso gramsciano, nel senso che accetti che la corsa abbia dei parametri che non sono i tuoi. Un altro esempio storico, tutti, o perlomeno chi ha piacciono queste cose, si ricorderà che Truman era personalmente una persona di non grande spicco, era addirittura un commerciante fallito, non so che era fallito, e nel 1948, se non vado errato, i repubblicani gli mettono contro un candidato molto bravo, Wendell Willkie, che era uno veramente bravo, colto, eccetera. Tutti danno per spacciato Truman, addirittura i giornali del giorno scrivono che aveva perso le elezioni, no? Cioè quella famosa foto. Truman perché vince? Perché predica per tutta l'America, se mandate via me, mandate via quelle provvidenze sociali e quelle provvidenze di welfare che abbiamo potuto fare e che la classe lavoratrice in qualche modo perderà.
sembrano cose lontane mille miglia da quello che stiamo facendo e che stiamo praticando. Allora io credo che tutto è cambiato, per carità, le leggi dell'economia, però intanto prendiamo le distanze da un dato. Qual era il punto debole del blairismo al di là dell'Iraq, che è stata veramente una cosa imperdonabile? Qual era il punto debole del blairismo? L'idea che la globalizzazione portava incremento di reddito e di occupazione anche agli operai e alla classe lavoratrice dei paesi sviluppati. Lo ha portato a molti paesi non sviluppati, non c'è dubbio, se no non avremmo avuto i fenomeni dei nuovi paesi. Ma l'idea che anche nei paesi sviluppati avrebbe portato più occupazione e più reddito, il che non è stato. Allora, se così è, dobbiamo toglierci un certo ottimismo, ma vedere completamente le condizioni, appunto, da un lato di una ripresa di una politica industriale che di occupazione, dall'altro lato di una politica sociale che ricoinvolga in particolare i giovani nello sviluppo. Ecco, questo è il campo che dobbiamo dissodare e anche la distinzione, il paletto che dobbiamo mettere. Poi naturalmente fa anche del bene se il nostro leader è fotogenico, se ha la battuta pronta, tutto questo aiuta. Ma se non c'è dietro, ora in questi anni che cosa ci ha aiutato? Virgolette, aiutato perché ci ha massacrato, ma insomma, a stare insieme cosa ci ha aiutato? Berlusconi. Anche ora abbiamo il problema, ma mica la sopperanno, ma mica la farà franca, e stiamo tutti col fiato sospeso fino a che non si capisce se andrà perlomeno ai servizi sociali, come si chiama, quelli a cui sono andati Tanassi, Forlani, insomma così. E stiamo lì pensando solo a lui, Però io credo che il problema non sia solo lui o non sia sufficiente. E allora io credo che anche riaffacciare, risposta a Silvio, il termine socialista oggi, se vogliamo interpretarlo, cosa deve moderno, sia assolutamente qualcosa di importante. Io avevo un'idea, ma l'ho già confrontata con lui e l'ho trovato d'accordo. Può darsi che l'erba del vicino sia sempre più verde. Io da socialista ammiravo l'organizzazione del Partito Comunista sul territorio e pensavo che non era bene disfarla, pensavo che era bene indurla a diventare un moderno partito laborista, socialdemocratico, anche per un motivo italiano: se non controlli le televisioni, ma se hai una comunità che si forma culturalmente sulla base di un certo messaggio letto, trasmesso, eccetera, ma non distruggertela, se no alla fine comanderanno le televisioni o, nel senso, o nel caso migliore, comanda Repubblica. Perché io vi chiedo se influenza più un elettore di centro-sinistra convinto, un editoriale di Repubblica o un discorso di uno dei nostri leader di partito, non faccio nomi per non disturbare nessuno, credo che influenzi più un editoriale di Repubblica oggi, perché hai in qualche modo distrutto una comunità che si ritrovava, discuteva, vedeva, si scambiava e cercava di farsi delle idee indirettamente. Quindi personalmente io sono dispiaciuto che non si sia scelta questa strada di fare un moderno partito del socialismo europeo di massa, di grandi dimensioni. Io però non auguro nemmeno scissioni e rotture a nessuno, perché sarebbe assolutamente sbagliato, però mi auguro di una cosa. Ecco, punto primo, possibile che non si possa fare del congresso del PD qualcosa di più che non una rivincita fra Bersani, che non c'è più, cioè i bersaniani o dalemiani, e Renzi? O non dovrebbe riaprire un discorso più ampio all'interno della società italiana? E soprattutto non si dovrebbe capire che cosa distingue veramente i vari candidati. La concezione del partito, perfetto, è importantissimo. Ma che cosa volete sulle grandi scelte che ci aspettano nella società italiana? Io credo che sarebbe sacrosanto aprire un dibattito di questo genere. Naturalmente, che cosa si fa? Si pensa che le primarie in qualche modo colmino questo vuoto di partecipazione. E la gente ci sta, perché corre alle primarie. Ma poi valgono fino a un certo punto. Prodi era stato primariato, accidenti, ed è durato quanto è durato. Veltroni era stato primariato, accidenti, e si è dimesso. Bersani era stato primariato e non si è accorto dello spostamento elettorale a favore dei grillini che c'è stato. Vuol dire che le primarie sono un grande, imponente momento di partecipazione, necessario, ma non sufficiente. Se non esci dal discorso volta a volta scelgo Tizio, scelto Caio, e non dai i grandi filoni di carattere programmatico, ideale, in cui dobbiamo ritrovarci. Non è facile fare questo discorso, ma io mi trovo anche in una posizione forse particolare in cui posso farlo con, diciamo, un po' fuori della mischia. Io veramente penso che sia il momento di farlo. E allora ho seguito appunto questo intreccio, i classici, per me Machiavelli, e i fatti dei giorni nostri, per dire la vicenda drammatica della Seconda Repubblica. Come si è conclusa questa vicenda? Si è conclusa
nel novembre 2011 col commissariamento dell'Italia sostanzialmente, con Monti che viene sostanzialmente consigliato, tra virgolette, dai nostri partners europei. Volete un altro aneddoto? Questo aneddoto non è nel libro, ve lo regalo in più. Alla vigilia della caduta di Berlusconi del governo Monti, io sono fra gli invitati a un seminario all'ambasciata britannica, un seminario italo-inglese che si svolge biennalmente. E vado a questo seminario, trovo naturalmente tutti i vari Amato, tutti i personaggi che potete immaginare, ma mi colpì già allora che trovai Mario Monti in un particolare trono. Poi, settimana dopo, feci 2 più 2, fa 4, e settimana dopo era primo ministro, e capii che evidentemente qualcuno aveva delle antenne abbastanza lunghe da saperlo prima di noi poveri mortali, perché era assolutamente, gli veniva tributato un rispetto, una considerazione, eccetera, che sempre per carità gli era tributata, ma di più di quella che avevo visto di solito. Quindi è chiaro che tutto un contesto europeo che in quel momento ha in qualche modo commissariato. Allora il fallimento della Seconda Repubblica è stato evidente. Io per la terza, come dicevo, vorrei un sistema coerente. Non è che sia tarattico, per carità. Io potessi, mi piace il francese, sarò un partito di Mitterrand, sono convinto che il francese obbliga una forza di sinistra a fare un bel partito, a fare una bella alleanza e a produrre un buon candidato. Però dico al limite, datemi il proporzionale, sia pure corretta la tedesca, che ha due correzioni importanti, uno sbarramento del 5% che evita il frazionamento e il fatto che per cadere un governo deve averne pronto un altro. E questo è già. Quello che cerchiamo di non avere è un misto di proporzionale, di maggioritario, per cui si continua a far vivere i partiti bonsai dell'1%, del 2% perché gli si dà la mancia di un 3-4 seggi, ma questo poi non corrisponde a una possibilità di organizzarsi. In cambio i partiti non si rinnovano veramente. Il Porcellum, nonostante i richiami di Napolitano, lo si è voluto perché ha consentito di fare le liste che si voleva. Ad esempio, in teoria c'era questa lista, questo principio draconiano, fuori tutti quelli che hanno fatto sono i mandati. Allora io non vi faccio nomi e cognomi. Alcuni personaggi toscani sono riemersi perché uno mandato in Piemonte, non ci si accorgeva che aveva tre o quattro, non c'era un altro mandato in Veneto, se volete poi non faccio nomi e cognomi per i motivi. Cioè regole draconiane poi contraddette perché in realtà il Porcellum non consentiva ai segreterie di partito di fare quel che voleva. Il mio primo moto quando ho letto vabbè, lasciamo stare questo, voi siete andati a votare tutti a un plesso scolastico, dove si va, no? E nel mio caso Toscana 38 candidati, il PD ne legge 21, 22, 23. Io mi domando quanti elettori saranno andati il giorno che hanno votato oltre la lettura dei primi 3 o 4 nomi. Se è andata bene, quindi vuol dire che non sanno che hanno eletto la Camera e il Senato. E poi ci si meraviglia che la polemica sia contro la casta. Perché non puoi dire, io ho letto te quante volte sei andato, te quali sono i tuoi redditi, te come ti sei comportato. No, dici tutti, non lavorano tutti, non stanno a Roma, tutti. Perché non hai più la possibilità di dire a te ti premio, a te ti boccio. Che è l'ABC di un sistema democratico. Allora io mi auguro che ci sia perlomeno una coerenza, che ci sia un sistema coerente, che non si faccia questo misto che consente di vivere realmente solo ai grandi partiti, ma di far vivere anche delle larve di partito, che consente sì di scegliere, perché poi si dirà, beh via, mi se ne fa scegliere un pezzo, però la metà continuiamo a sceglierne noi, no? Questa è un'altra delle cose che gira. Metà li scegliete voi, via, facciamo un accordo di metà li scegliete voi, metà li scegliamo noi. Cioè metà lista bloccata, metà con la preferenza, di tutto si sente dire. Io credo che ci vorrebbe anche una società civile più esigente, ecco che su questo si chiedesse davvero di fare le cose, di farle sul serio, di farle, perché se si fanno con coerenza allora i partiti saranno costretti a ristrutturarsi, a rinnovarsi. Io andavo agli ostelli della gioventù, perché non potevo permettermi altro, a vedere i congressi di Mitterrand, quando un partito che era ridotto al 4% diventò all'improvviso il partito che poteva candidarsi alla presidenza della Repubblica. Questo avvenne per la bravura di Mitterrand, che gli stava incontro, cioè, ma anche per il sistema politico, il sistema elettorale, che consentiva di proporre un'offerta interessante di farsela votare, che consentiva, anzi ti stimolava e ti obbligava a produrre una politica, un'offerta politica interessante a fartela votare. Io credo che questo sia un punto fondamentale per ritrovare una buona politica. E
ritrovare una buona politica significa ritrovare quella politica che si occupa del buon reggimento degli stati. Certo, in mezzo c'è stata una cosa importante, la democrazia. Oggi qualche volta si può dare di machiavellico a chi chiede voti dicendo balle, promettendo cose. Questo magari è il machiavellismo di oggi, è questo qui. Quindi in mezzo c'è stata questa profonda modifica. Ma quello che non credo che possa essere cambiato è l'idea che il politico è responsabile del buon reggimento dello Stato che gli è affidato. Altrimenti arriva Grillo o arrivano i fenomeni più impensati, e l'Italia, credo, su questo debba riflettere profondamente. Voi siete tutti qui perché aspettate Franco Salvatore, io lo so. Altro luogo. Dunque, ci avviamo più o meno verso la fine del tempo concesso, e io vorrei porre un ultimo quesito. Parto sempre da Machiavelli. Machiavelli nel Principe, nella dedica del Principe, dice: per fare politica occorre la lezione degli antichi, lezione significa lettura e conoscenza degli antichi, e la pratica dei moderni. Pone questi due requisiti senza i quali non è possibile essere un bravo principe. Potremmo dire l'esperienza, un linguaggio contemporaneo, e anche una preparazione di carattere culturale. Ecco, questo scorcio della Repubblica, ossessionato dai problemi economici, il fisco, i comuni che chiedono autonomia fiscale, il cosiddetto fiscalismo periferico, insomma, federalismo fiscale. Io non ho mai capito che cosa significhi, se non il fatto che i comuni diventano arbitri di imposizioni fiscali nuove, che non c'entra niente col federalismo. Ecco, tutto questo mi ha sempre sollevato una domanda: non è che i nostri partiti, oltre che allontanarsi da una loro linea di formazione originaria, non è che si siano anche allontanati dal riconoscimento del significato della cultura e del nesso fra la cultura e la politica? Aver abbandonato tutte le politiche per la scuola, per l'università, aver abbandonato le aree culturali, adesso pare che ci sia un vagito così di ripresa, eccetera, ma intanto per 20 anni sono state abbandonate, tagliate. Aver abbandonato la pratica anche nel linguaggio politico, nell'informazione politica, lo vediamo ogni giorno alla televisione, sia nei giornalisti sia negli uomini politici, aver abbandonato un certo uso della lingua italiana, la ricchezza espressiva, il senso della probabilità, e infine aver abbandonato nella domanda di sostegno politico la dimensione progettuale. Io vi chiedo di appoggiarmi, perché il mio programma, non la mia promessa, la promessa, il mio programma prevede questo. Io sono rimasto molto sconsolato dal fatto che in questa congiuntura attuale, attualmente ancora aperta, ci si sia buttati a capofitto sulla riforma della Costituzione e in modo particolare adesso sulla rimozione dei vincoli dell'articolo 138, come se gli italiani, leggendo, sapendo che sta per cambiare qualche articolo della Costituzione, divengano felici. Gli italiani non capiscono nemmeno che cosa significa. Vorrebbero avere un lavoro, un contenimento dei prezzi, dei costi della vita nel suo complesso. Vorrebbero avere una chance di collocamento dei giovani, di inserimento dei giovani, che sono tutti elementi a parole molto presenti nella domanda politica, nella domanda di sostegno, nella promessa, diciamo, e che poi invece sono delle semplici addizioni. Facciamo questo, cioè non c'è quell'elemento di coesione, come dicevi, fra tutte queste promesse, che è la cultura della politica e il linguaggio anche basato sulla tollerabilità
di un obiettivo rispetto ad un altro, perché non tutti gli obiettivi possono stare insieme. Ci sono delle scale, ci sono dei valori, ci sono delle condizioni concrete, anche ambientali, certe volte, via dicendo. Tutto questo è venuto meno. Laddove Machiavelli si raccomandava, scriveva nella sua dedica, e la lezione degli antichi, conoscere il tempo passato, e la pratica, perché poi la pratica del moderno significa anche capire che se il popolo è malcontento, questo è il termine che usa, noi diciamo malcontenti, è malcontento, e se uno tocca la roba del popolo, diciamo, ti perdonerà l'assassinio del padre, ma se gli tocchi la roba, il popolo si rivolterà contro. Ho pensato subito all'Imu, non quando l'ho letto, perché l'Imu non esisteva, ma siccome mi piace rileggere spesso Il Principe, l'ultima volta che l'ho letto ho detto eccolo lì, la tassa dell'Imu, ecco. No, c'è tutto. Ma due risposte molto brevi. La prima su Machiavelli. Machiavelli è la tipica dimostrazione dell'importanza della cultura. Machiavelli era un uomo d'azione, ha svolto missioni di grande rilievo presso il famoso Duca Valentino, presso l'imperatore Massimiliano, si è occupato attivamente delle fortificazioni, era un esperto dell'arte militare del suo tempo. Anzi, se qualcuno non l'ha ancora visto, consiglierei di andare a cercare un film di Olmi pochissimo diffuso, Il mestiere delle armi, in cui appare anche Machiavelli, che è interessante. Quest'uomo d'azione, andiamo a leggere la famosa lettera a Francesco Vettori. Perché diciamo che Il Principe ha come compleanno il 10 dicembre 1513-2013? Perché in questa lettera di Francesco Vettori lui dice: ho completato un trattatello, e spiega quale. Ma in questa lettera lui spiega la sua giornata. Dice: io durante il giorno mi ingaglio fisco e partecipo a discorsi, attività del tutto rozze e così via. Ma la sera mi metto i panni curiali, mi siedo al tavolo e dialogo con i grandi scrittori della mia epoca. Allora, non si può dire che Machiavelli non fosse un uomo d'azione, un politico assolutamente intriso del contingente in quel periodo, ma assolutamente mette la cultura al primo posto. E credo che questo sia una risposta positiva a quello che veniva detto precedentemente. E in realtà, nella storia ci sono stati personaggi che hanno saputo utilizzare, cioè che hanno saputo che il momento della cultura era un momento di battaglia politica di grandissimo rilievo. Quando Togliatti fa pubblicare i quaderni di Gramsci, fa un'operazione politica di grandissimo rilievo. A suo modo, quando Craxi fa, lo fece secondo me male, ma comunque, il Vangelo socialista, cioè il tentativo di dire di scindere socialismo dal marxismo per dare autonomia, fa un'operazione culturale. Quando mette Norberto Bobbio alla testa dell'associazione per il progetto socialista, fa un'operazione culturale. E così può essere nel caso della cattolica, ci sono problemi più complessi, la dottrina sociale della Chiesa e quant'altro. In ogni caso, molte delle svolte politiche a cui abbiamo assistito partivano proprio da una matrice, dal suo stato culturale. Partiva dal dibattito culturale e ne seguiva la svolta politica. Da noi, se ora in questo periodo ultimo, che io spero chiuso, c'era quasi il contrario, di vergognarsi di avere un passato culturale. E se c'era, per carità, di nasconderlo. E questa è un'operazione assolutamente antistorica, che se può andar bene per chi ha l'egemonia delle televisioni, non può andar bene per un partito di centro-sinistra o di sinistra. E quindi è veramente giunto il momento. Allora, in nome del fatto che bisognava apparecchiare una nuova casa del Partito Democratico, si è in qualche modo intimato alla sinistra di non portare le sue statuette, di non portare, e che era il socialismo europeo tradotto. Voi non potete portarle, però gli altri invece potevano, e non si pensa che c'è stato uno squilibrio. Quando oggi leggo un giornalista brillante come Fabio Martini che dice: la sconfitta dei DS perché stanno perdendo una posizione di potere dopo l'altra, chi viene da quella tradizione lì sta perdendo rispetto a chi viene dalla Margherita. Attenzione, dietro non c'è un fenomeno semplicemente uno bravo, uno non bravo, quello più furbo, meno furbo. Dietro c'è questa cosa che dicevo io, che si accetti che i tuoi principi e i tuoi punti di riferimento non siano accettati e quello dell'altro sì,
alla lunga l'altro vince, anche se sembra più debole. Anche se sembra più debole, alla lunga vince perché i grandi principi, i grandi valori sono evidentemente importanti. Allora avete tutti compreso che il mio libro cerca di dare, tra le tante cose, anche una mano per vedere se da una, quella che sarà chiamata una fusione a freddo fra DS e Margherita si passa a qualcosa di più caldo, si passa a qualcosa di più caldo. Spero e mi auguro che questo messaggio possa essere in qualche modo ripreso. Silvio Suppoggi mi ha fatto l'onore di riprenderlo, spero che possa essere in qualche modo ripreso, ripreso certamente in termini moderni. Per carità, oggi non ci sono modelli da ammirare o da osservare, ma insomma oggi all'aeroporto mi sono letto un po' di giornali internazionali, allora mi sono letto su Le Monde che il governo Hollande cerca di varare 43 progetti di politica industriale. Saranno buoni, questo non sono in grado di giudicarlo. Però è quella la strada, cioè dobbiamo parlare a quel tipo d'Italia lì, e su questo veramente io spero che il libro possa servire a, diciamo così, a creare questa atmosfera, a creare questo elemento di dialogo nuovo. Mi auguro che questo possa avvenire, in questo senso è un libro di servizio, perché ci troverete anche le vicende politiche del sottoscritto, ma non sono per nostalgica rievocazione di un passato, i passati non vanno mai rievocati nostalgicamente, ma sono in qualche modo per far vedere che non è detto che la politica sia stata sempre quella di oggi, ma la politica si è incarnata in varie forme. Domani prenderà forme del tutto diverse, ma la passione politica non deve mai venire meno. E ho due autorevoli testimonial su questo. Il mio libro è una prefazione di Carlo Azeglio Ciampi, il quale dice: la passione politica non conosce anagrafe, mi dispiace, dice Ciampi, per questi che sono rottamatori, ma la passione politica può esserci o non esserci, sia degli anziani. E Furio Colombo, mi sembra che Furio Colombo sia un figlio socialista, non mi sembra, però ha insistito che pubblicassi questi ricordi perché dice la gente si deve ricordare di quello che è stato, di quello che era veramente il Partito Socialista Italiano. Grazie a tutti voi. Io volevo ringraziare Valdo, perché un po' come chi viene da Bari e prende il trenino o l'automobile, lui oggi ha preso un aereo, questa mattina intorno alle 11, una coincidenza a Roma, è arrivato qui alle 14.20, fortunatamente, e quindi qua conversano 3:30, adesso lui sta per riprendere l'aereo per tornare a Firenze, però non voleva mancare a questo appuntamento, visto che comunque avevamo pensato già da un po' di tempo. Grazie Valdo, due volte. Ho pensato 2 mesi fa per l'anniversario della Divaglia, no? Per la decennale della Divaglia. Sì. Quindi prenderò il ritmo, fra 2 mesi torno. E grazie naturalmente a me.